Mi sentite tutti bene? Sì. Allora, ciao a tutti, benvenuti qui, sono contento di vedere che siete tanti perché significa che siete venuti comunque qui, forse con uno scopo, forse solo per capire di cosa si parla. Io vorrei cominciare con una storia, fondamentalmente, con la mia storia, nel senso, cosa mi ha portato qui? Quali sono stati appunto i principi dietro la mia scelta che appunto nel 2008, quindi ormai effettivamente 4 anni fa, mi hanno portato ad avvicinarmi al PDP e quali sono stati quelli che bene o male nel corso di questo percorso mi hanno portato quando più quando meno a rimanere. Fondamentalmente questa storia inizia appunto nel 2008, quando facevo ancora l'inizio della specialistica a quel tempo, anzi nemmeno l'ho iniziata effettivamente, io adesso sono dottorando all'Università di Camerino, quindi parliamo anche di un bel po' di anni fa, cioè ormai sono arrivato quasi alla fine del percorso di studi. E praticamente io non conoscevo il PDP a quel tempo, però mi mancava qualcosa. Io ero un infelice utilizzatore di software proprietario a quel tempo e io davanti a me vedevo questo, fondamentalmente. Cioè, io studio l'informatica, sono sempre stata una persona curiosa, utilizzavo del software a quel tempo e tutto quello che potevo sapere di quel software era quello che vedevo. Se mi interessava capire a quel tempo, perché stavo iniziando a studiarlo, come fosse fatto, oppure io non potevo aprirlo, non potevo guardarci dentro, non potevo fare nulla. A un certo punto sono stato sia contattato da Luca, che piano piano mi ha fatto entrare in questo, prima in maniera forse professionale, poi associativamente, in questo mondo. Allora, voi siete qui, come vedete, come sapete benissimo, noi siamo da un FSU che siamo in questa che è un map praticamente, vedete che questi sono tutti praticamente i luoghi sull'Italia, ma ci sono anche altre possibili forme di divulgazione del software libero. E software libero, quindi, ma che cos'è il software libero? Ho parlato di software proprietario prima e ora parlo di software libero. Qual è la differenza? Fondamentalmente un software libero rispetta 4 libertà fondamentali, le nostre 4 libertà fondamentali. Sono prima di tutto il diritto di utilizzare il software, e qui bene o male ci stavamo anche prima, cioè io potevo utilizzare il software ma non potevo per esempio sapere perché funzionasse quel software. Funziona perché? Perché dietro c'è uno studio che è stato fatto da qualcun altro e quello studio ora con il software libero che posso aprire, nel senso che posso andare a vedere il codice con cui è stato scritto, posso studiarlo anch'io, posso soddisfare la mia curiosità. Quindi quando mi hanno detto guarda tu il software libero puoi sapere come funziona, puoi guardarlo dentro, ho detto cavolo, cioè, è perfetto, è ciò che aspettavo da anni, erano anni che avevo questa volontà, non sapevo nulla prima del software libero. E poi arriviamo non so se dopo che iniziamo da zero, ecco, è una cosa proprio di informatici che non iniziamo da uno ma da zero, quindi le 4 libertà vanno da 0 a 3. La libertà, e poi quella 0 è fondamentale, la terza libertà, due diciamo, è la libertà di copiare il software, perché una volta capito come funzionava, come potevo studiarlo, il prossimo passo era spiegarlo agli altri, cioè io il software libero posso aprirlo, posso copiarlo liberamente, posso anche ridistribuirlo agli altri, darlo ai miei amici, voglio dire guarda quanto è bello questa cosa che sto usando, usalo anche tu, senza andare a dire guarda vado a scaricare da quel sito perché non ti posso dare la mia copia, non posso dartela liberamente perché c'è scritto in una licenza, dopo parlerò anche di questo, che non posso farla. E alla fine posso modificare, dopo averlo aperto, questo software, perché io posso avere un software che fa qualcosa, ha molte funzionalità, ma a me magari mi serve qualcosina in più oppure qualcosa di diverso. Potrei andare a chiedere all'utilizzatore di modificarlo, ma magari il creatore di questo software di modificarlo, ma magari non riesce a farlo perché è operato di lavoro, ha molto da fare, posso farlo io, liberamente. Basta che poi quando lo distribuisco cito chi l'ha fatto perché è giusto, perché è l'effetto di è il prodotto di un'idea di qualcun altro. Io l'ho presa, magari l'ho modificata, l'ho migliorata e poi arrivo agli altri, migliorata.
Perché magari questa necessità che avevo io l'ha anche qualcun altro. E io, se io sono nella community, cioè nella comunità delle persone che utilizzano quel software, posso anche dire: guardate, ho fatto questo, mi interessa. E qualcuno può dire: cavolo, sì, cioè me lo puoi dare? Sì, perché è software libero. Quindi parlavo anche appunto di questa condivisione dell'idea iniziale del software. È molto importante questo, perché arricchisce tutti. Che diceva George Bernard Shaw? Se hai una mela e la scambi con qualcun altro, la dai a qualcun altro, anzi no, era diverso. Allora, se noi abbiamo, se io lo faccio più semplice, se ho una mela e la do a te, poi tu avrai la mela, io non avrò più nulla, perché una mela è un oggetto. Se io ho un'idea e la condivido con te, allora a quel punto avremo due idee, la mia che ancora è la tua, che proviene dalla mia, magari viene arricchita. Quindi vedete come questo scambio di idee produce, a sua volta arricchisce tutti, non soltanto, non impoverisce chi da chi le dà, praticamente, anzi, lo arricchisce perché il corpo riceve indietro il mio feedback. Ora, ho detto molto in maniera un po' strana cos'è, cioè, appunto cos'è il software libero, ma... Ma meglio o peggio? Come penso ora meglio. Allora, qui vedete, dietro di me, questi sono dei loghi registrati di vari software, di vari programmi. Sicuramente alcuni li conoscete, sono sicuro che conoscete Explorer su Firefox, poi Spotify, che VLC, oh beh, bravo, VLC, e Alira, che è un famoso antivirus. Ora, in due secondi, chi sapreste dirmi secondo voi se questi sono tutti software proprietari, se sono tutti software liberi, se alcuni di questi sono proprietari, alcuni altri liberi? Sapreste dirmi, non li diciamo tutti, per esempio, ditemi un software proprietario fra questi. Bravissimi, Avira. Sono i tre software proprietari, quindi gli altri, quello in mezzo non so se lo conoscete, Blender, ma è un software di grafica molto famoso e libero, e gli altri due, VLC e Mozilla Firefox, immagino che lo conosciate, sono software libero. Ora, cosa definisce formalmente se un software è libero o no? L'aderenza del software alla licenza GPL, la General Public License, pensata inizialmente da Richard Stallman, anche lui un'altra persona che un po' come me era curiosa e non voleva che potessero lesere le sue libertà sull'utilizzo del software e dell'hardware, e quindi ha cercato di tutelare se stesso e tutti, cominciando dalla prima versione di questa GPL. Ora siamo alla terza, quindi quella volta sono stati fatti molti passi avanti. Questa invece è una licenza proprietaria. Come vedete, qui vengono lese alcune delle nostre libertà, perché dice: l'utente promette accetto di utilizzare il contenuto solo per uso personale, non posso copiarlo né distribuirlo, non commerciale per scopi di intrattenimento personale, e che non ridistribuirà né trasferirà il servizio Spotify i contenuti. Quindi tu lo prendi, lo usi, basta. Non puoi fare nient'altro, non puoi aprirlo, non puoi vedere come è fatto, devi fidarti del fatto che non sia pericoloso per il tuo PC. Puoi saperlo ovviamente, te lo dicono loro, no? Chi lo sa. E faccio un veloce scorso sull'open hardware, è una cosa che se avete sentito parlare delle nuove board tipo Arduino, Raspberry, sono anche quelle che vengono dalla volontà di cercare di avere, di cercare di poter creare manualmente, di poter creare tramite questa elettronica qualcosa di personale, perché sono tutte, è tutto hardware open, quindi anche questo può essere studiato bene, tutte le sue specifiche sono online, sono distribuibili, potete con quello che ci fate potete farlo vedere a tutti senza problemi, non c'è sopra un trademark registrato, ed è fatto appunto per facilitare lo sviluppo di nuovi prodotti. Infatti qua adesso vi parliamo di Makerspace, di Makercamp, e di molte altre realtà che sono inquadrate per cercare di aprire a tutti il discorso dell'hardware, perché prima era l'hardware, anche che vedete questo non era chiuso perché non potete sapere come è fatto dentro. Quindi cercate di liberarvi dalle catene del software proprietario, perché vi limita, e vi lascio cercando di parlavo di idee, cercate di farle volare così. Io ho fatto. Spero di essere stato.